1 giugno 1847. Nasce la Lega dei Comunisti e diventa il primo partito operaio moderno. Alcuni mesi più tardi, la redazione del programma del partito viene affidata a Marx ed Engels. L'opera viene pubblicata nel 1848. Si intitola Manifesto del Partito Comunista. I due autori individuano il motore della storia nella lotta tra le classi. La storia di ogni società esistita fino a questo momento è storia di lotte di classi. La società civile moderna, sorta dal tramonto della società feudale, non ha eliminato gli antagonismi fra le classi. Essa ha soltanto sostituito alle antiche nuove classi, nuove condizioni di oppressione, nuove forme di lotta. Febbraio 1848. Parigi insorge e poco dopo la rivoluzione si propaga in tutta Europa. Quattro mesi più tardi Marx torna a Colonia e fonda la Nuova Gazzetta Renana, ma il fallimento dei moti rivoluzionari lo spinge a trasferirsi a Londra, dove ricompone la Lega dei Comunisti. I contrasti interni però, determinati dalla volontà di alcuni di riprendere l'attività rivoluzionaria, portano a una scissione. Per Marx non ci sono prospettive rivoluzionarie immediate. Intanto, il movimento operaio europeo continua a crescere. Nasce l'esigenza di costituire un'associazione che possa coordinarne l'azione. 28 settembre 1864. I dirigenti inglesi e francesi del movimento si riuniscono a Londra e danno vita all'Associazione Internazionale dei Lavoratori. Karl Marx entra nel Consiglio Generale, diventa una delle forze trainanti del gruppo. Gli anni che seguono sono durissimi per la famiglia Marx, provata dalle difficoltà economiche e dalla morte di tre figli. È in questo periodo, però, che Karl riprende lo studio dell'economia politica e teorizza la creazione del valore di scambio della merce attraverso la quantità di lavoro immesso in essa. Sono studi che confluiranno nel Capitale, la grande opera della sua maturità. 1870. Scoppia la guerra tra Prussia e Francia. Dopo la vittoria dell'esercito prussiano, a Parigi si forma il primo governo della classe operaia, la Comune Rivoluzionaria. Marx è scettico, teme sia prematura, ma l'appoggia. L'esperienza dura poche settimane. Si conclude con il massacro di 40.000 comunardi. Le difficoltà che hanno segnato la vita di Karl Marx ne hanno minato anche il corpo, facendolo ammalare di bronchite e pleurite cronica. Un quadro clinico che si aggrava progressivamente, soprattutto dopo la scomparsa della moglie Jenny, nel 1881. Marx cerca sollievo alla malattia in luoghi caldi, ma le stazioni termali non migliorano le sue condizioni. Pochi mesi dopo il ritorno in Inghilterra, muore sulla sua poltrona preferita, davanti al camino. È il pomeriggio del 14 marzo 1883.